Di RTX 3070 abbiamo già parlato in lungo e in largo e abbiamo già descritto questa scheda come un'ottima GPU, soprattutto in ambito Quad HD, ma anche Full HD ad altissimo refresh rate e ovviamente anche per un accesso al 4K. Abbiamo già parlato appunto ampiamente della scheda, ma non in questi termini. Più che altro perché nel periodo attuale, così come tutte le altre GPU e tanto hardware in generale, è molto difficile da recuperare ovviamente. Oggi però parliamo di 3070 perché qualcuno è riuscito, come è successo anche nelle settimane scorse con un'altra scheda sempre di casa Nvidia che abbiamo portato anche qui sul canale, a aumentare la memoria video, la VRAM effettivamente, montata su questa scheda. Parliamo sempre del nostro caro Vicon, youtuber russo che nelle settimane, nei mesi scorsi, era riuscito a effettuare questa modifica già sulla 2070, raddoppiando un po' la quantità di VRAM implementata sulla scheda, smontando i chip e cambiandoli proprio con chip di memoria maggiore, andando poi a risaldare il tutto e a testare, appunto. Ebbene, nonostante la scarsa disponibilità della scheda, lo youtuber è riuscito a mettere mano su una versione di 3070 brandizzata Palit serie Gaming Pro OC e ad effettuare questa modifica anche su questa nuova scheda RTX. Concettualmente l'operazione è semplicissima, ha sostituito di fatto i chip di memoria da 8 GB con altri da 16 GB, andando di fatto a raddoppiare la memoria totale della scheda. La modifica, che volendo potresti anche replicare grazie alle istruzioni passo passo, comporta quindi una semplice, tra moltissime virgolette, sostituzione fisica dei chip di memoria stock montati sulla GPU. Dopodiché è necessario cortocircuitare alcuni contatti sul PCB così da permettere di riconoscere la marca e la densità di chip di memoria. E alla fine dell'operazione sia il driver GeForce sia GPU-Z sono stati in grado di riconoscere la raddoppiata memoria video. Nei test effettuati dallo youtuber, la scheda è stata da subito in grado di sostenere una serie di stress test e benchmark come il Furmark o il 3D Mark, con quest'ultimo che nei primi risultati ha parzialmente deluso le aspettative però. Il punteggio di TimeSpy era di soli 8.356 punti. Successivamente Vicon è riuscito a correggere alcune specifiche della scheda come la velocità di clock tramite software, riuscendo a stabilizzare un po' le performance e a raggiungere circa i 13.000 punti. Così facendo, la GPU moddata ha cominciato a funzionare egregiamente in ogni situazione, un po' l'inverso di quello che era successo nelle settimane scorse con il modello 2070 che Vicon era riuscito a moddare a livello di memorie. Ora, badate bene, non è una pratica semplice né da fare tutti i giorni, soprattutto se non si ha la strumentazione necessaria o le competenze necessarie per farlo. Però è sicuramente un esempio interessante di mod hardware per quanto riguarda le schede grafiche. Ma fatemi sapere cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, come al solito non dimenticate di iscrivervi, lasciare un like e un commento, come detto. E noi ci vediamo come al solito nei prossimi giorni con tanti altri video ancora.